Buongiorno da Andrea Antonelli e dalla Bazzara Academy. Vedremo oggi il metodo più semplice per approcciarsi alla latte art. Per fare questo abbiamo bisogno di una macchina per espresso professionale, quindi dotata di portafiltri, lance vapore professionali e grinder, in questo caso on demand. Poi passeremo direttamente al prodotto, quindi la scelta di una buona miscela per latte art. Subito, lattiera professionale, anche in questo caso forma particolare, tronco conica, dotata di un beccuccio per permettere all'operatore, cioè al barista, di poter fare qualsiasi tipo di disegno e per poter permettere anche al barista di poter sviluppare in questa lattiera diversi tipi di montature, diverse tipologie di tessiture di latte. Una cosa importante quando si parla di latte art, oserei dire fondamentale, è la scelta del latte. In questo caso il mio consiglio è di attenersi al latte fresco, intero, se vogliamo alta qualità, per un discorso organolettico, perché se vogliamo trasferire al nostro cliente in tazza il meglio, chiaramente in abbinamento col nostro tipo di caffè, abbiamo bisogno sicuramente di un latte fresco intero. La lavorazione è altresì importante e attraverso un termometro abbiamo all'inizio, le prime volte, abbiamo subito la percezione della temperatura corretta, che si attesta intorno ai 60 gradi, quindi con l'inserimento di un termometro all'interno del bricco, all'interno della lattiera, possiamo vedere in ogni momento sicuramente la temperatura di montatura. Dotarsi poi di una bilancia, in questo caso mi permetterà tutte le volte di ripercorrere una strada che è sempre la stessa, ovvero andrò ad inserire in lattiera sempre la stessa quantità di latte, perché da questa dipenderà la montatura finale. Per esercizi poi più avanzati abbiamo anche dei pratici pennini che ci permetteranno di disegnare, ad esempio nei corsi più avanzati, nella Latte Art Advanced, nei cappuccini in 3D, ci permetteranno di disegnare sulla superficie del latte. Anche la tazza è molto importante, come potete vedere la capienza si attesta intorno ai 150-180 ml, forma tronco conica, concava sul fondo, quindi che va a raccogliere in maniera corretta l'espresso, di porcellana feldspatica, quindi in questo caso un'ottima scelta, ci consentirà di avere anche in tazza un ottimo prodotto, sia in termini di visivi, in termini di versata di latte, ma soprattutto in termini di qualità gustativa, perché ricordatevi che una corretta temperatura della tazza poi influirà positivamente sul gusto. Ed ecco che abbiamo visto tutti gli accessori, le attrezzature complete, dalla macchina per espresso, il grinder on demand, il prodotto caffè, la scelta del latte, le lattiere, l'utilizzo di pennini o cacao per decorare in maniera più, se vogliamo, più spiritosa il nostro cappuccino e non per ultimo la tazza, che è fondamentale, in questo caso un'ottima scelta per eseguire cappuccini regolati.